Onorevoli colleghi. Nel mondo complesso in cui viviamo, dove le differenze spesso generano tensioni, è essenziale promuovere il dialogo aperto e costruttivo. La pace non è solo l'assenza di guerra, ma la presenza di giustizia sociale, di uguaglianza e di opportunità per tutti. La pace non è solo un obiettivo desiderato a livello globale, ma è anche un impegno personale che ciascuno di noi può adottare nelle relazioni quotidiane. È un atto di compassione, di comprensione reciproca e di rispetto per la diversità che arricchisce il tessuto della nostra società. Oggi, più che mai, dobbiamo coltivare la cultura della pace nelle nostre case, nelle nostre comunità e nel mondo intero. La pace è un investimento nel futuro, un ponte che possiamo costruire insieme, superando le barriere e costruendo connessioni umane significative. In conclusione, invito ciascuno di voi a riflettere sul proprio ruolo nel promuovere la pace. Che possiamo essere agenti di cambiamento. La pace è un impegno collettivo, e insieme possiamo plasmare un mondo in cui la pace trionfi su ogni forma di discordia. La storia ci insegna che la pace può essere difficile da raggiungere, ma ci mostra anche che è possibile. Guardiamo alle voci coraggiose che si sono alzate in passato per difendere la pace, alle comunità che hanno lavorato insieme per superare le differenze e alle nazioni che hanno scelto la diplomazia anziché la violenza. Parlare di pace significa riflettere sulla condizione umana più elevata, un desiderio condiviso che attraversa confini, culture e tempi. La pace non è solo l'assenza di conflitto armato, ma un stato in cui la dignità umana è rispettata, la giustizia è prevalente, e le persone possono coesistere in armonia.